Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale YouTube. Io mi chiamo Isabel e sono un'educatrice dell'associazione Il Sogno di Tommy. Oggi per questo video insieme a voi voglio proporvi una lettura, la lettura di un libro che a noi piace tantissimo. Dopo la lettura vi proporrò uno spunto per una piccola attività. Allora, questo libro si intitola I colori delle emozioni. È scritto da Anna Ghienas, Gribaudo Editore. Il protagonista di questa storia è lui. Questo è il mostro dei colori. Oggi si è svegliato di umore strano, confuso, stralunato. Non riesce a capire che cosa gli succede. Hai combinato un altro guaio, non imparerai mai. Hai fatto un pasticcio con le tue emozioni, così tutte mescolate non funzionano. Bisognerebbe separarle e sistemarle ciascuna nel suo barattolo. Se vuoi, ti aiuto a metterle in ordine. L'allegria è contagiosa, splende come il sole, brilla come le stelle. Quando sei allegro, ridi, salti, balli, giochi e vuoi condividere la tua gioia con gli altri. La tristezza è sempre il rimpianto di qualcosa. È lieve come il mare, dolce come i giorni di pioggia. Quando sei triste vuoi stare da solo e non desideri fare niente. La rabbia si infiamma di rosso vivo ed è feroce come il fuoco che divampa e non si riesce a spegnere. Quando sei arrabbiato, senti che è stata commessa un'ingiustizia e vuoi scaricare la rabbia sugli altri. La paura è vigliacca, si nasconde e fugge come un ladro nell'oscurità. Quando hai paura, diventi piccolo e insignificante e credi che non riuscirai a fare quello che ti chiedono. La calma è tranquilla come gli alberi, leggera come una foglia al vento. Quando sei calmo, il tuo respiro è lento e profondo. Ti senti in pace. Ecco, queste sono le tue emozioni. Ognuna ha un colore diverso. E se sono in ordine, funzionano meglio. Vedi? Ora sono tutte al loro posto. Giallo allegria, blu tristezza, rosso rabbia, nero paura, verde calma. E adesso, che cosa ti sta succedendo?
visto? Il mostro dei colori provava tanti sentimenti, tutti aggrovigliati, e quindi ha sentito la necessità di dare loro il colore giusto e sistemarli a posto, nel loro posto. Allora io ho pensato di proporvi un'attività, ovvero proviamo a pensare quando ci sentiamo confusi, con tanti sentimenti contrastanti, proviamo a dare loro una forma, un nome, un colore. Per fare questo io ho utilizzato questi. Questi sono i rotoli finiti della carta igienica, anche della Scottex tagliati a metà. Oppure, se non li avete, io non ne avevo tanti quanti le emozioni nel libro e quindi ho utilizzato dei cartoncini. Questo è un cartoncino colorato, però potete anche utilizzarne uno bianco e poi colorarlo con i colori, con le tempere, oppure facendo un collage di carta crespa, di carta avanzata, ad esempio. Quindi ho preso il cartoncino, l'ho arrotolato e poi l'ho fermato o con la pinzatrice, ma va benissimo anche lo scotch oppure anche la colla. Vedete? Si fanno due puntini qui all'estremità ed ecco il nostro rotolino. Così facendo io ho riprodotto le emozioni che sono sul libro, quindi ho creato il mostriciattolo dell'allegria, la tristezza, la paura, la calma e infine la rabbia. Bene, ce ne manca uno, quindi ne approfitto per farvi vedere come li ho fatti. Che cosa ci manca? Qual è l'ultima emozione che ci manca? Questa. L'amore. Allora, quindi io ho preso il rotolino, come vi dicevo lo si può dipingere oppure si può incollare sopra della carta colorata. Io casualmente ho proprio un foglio di carta rosa dello stesso colore del sentimento dell'amore come nel libro, quindi ho ritagliato una striscia di questa carta e la vado ad arrotolare. Ok. La fermo di nuovo con la pinzatrice, oppure anche con lo scotch, o anche con la colla, va benissimo. Per fare le orecchie del nostro mostro dei colori, ho piegato al centro una piegatura e un'altra. Ecco fatto. Ora non ci rimane che disegnare sopra. Allora, qua il nostro mostro dell'amore. Se vi ispira di più, possiamo anche pensare di rappresentare le nostre emozioni disegnandole su un foglio di carta. Possiamo pensare a come ci sentiamo quando proviamo queste emozioni e quindi scegliere la tecnica o il materiale che ci sembra più adatto. Ad esempio, dovessi rappresentare la rabbia, penserei che quando mi sento arrabbiata spesso mi sento anche molto agitata, quindi forse potrei scegliere ad esempio un bel pastello, un pastello a cera in rosso, perché ha un tratto molto deciso e quando lo uso riesco a calcare molto. Invece quando mi sento calma potrei usare ad esempio un acquarello, perché è molto delicato, è una tecnica molto delicata. Bene, adesso che li abbiamo rappresentati, abbiamo dato loro una forma, un colore e un nome, possiamo pensare a come interagiscono tra di loro. Quindi quando ci capita di sentirci
con tanti sentimenti insieme. Beh, penso ad esempio che a volte ci si può sentire sia allegri, felici, ma contemporaneamente anche tristi. Quando può succedere questo? Beh, mi viene in mente ad esempio quando ho un ricordo felice, di un momento felice, però magari provo anche nostalgia per la persona oppure il luogo in cui si svolge questo ricordo. E quindi mi posso sentire triste e felice allo stesso tempo. Pensiamo invece ad esempio cosa succede quando la rabbia incontra l'amore. Magari a volte ci sentiamo arrabbiati e riceviamo una carezza o un abbraccio da una persona a cui vogliamo bene. E quindi chissà, magari a volte la rabbia può trasformarsi anche in calma. Vero? Beh, io vi lascio questi spunti. Sono davvero solo degli spunti perché le emozioni sono molto soggettive. Quindi pensate come se vi sentite voi quando provate queste emozioni. Fatemi sapere quindi che forma avete dato alle vostre emozioni e che cosa succede quando le avete fatte incontrare. Vi ringrazio per essere stati con me, vi ricordo che trovate qua sotto nel box informazioni, ma anche nella sigla finale di questo video, tutti i contatti per poterci mandare le vostre opere. Ciao bimbi, a presto!